Ben ritrovati con la seconda puntata di questa edizione speciale di Eccellenze in Sanità. Oggi è ospite di questa trasmissione il dottor Venturini. Dottor Venturini, benvenuto. Si vuole presentare? Sono Elio Venturini, sono il responsabile dell'unità operativa semplice di riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Cecina, provincia di Livorno, in Toscana. Sono un cardiologo clinico che però da anni è particolarmente impegnato, devoto, come si suol dire, nella riabilitazione cardiologica, quindi anche nella cardiologia preventiva. E proprio in questa veste sono stato vicepresidente della Società Italiana di Settore e mi piace molto anche unirmi con i paesi, diciamo così, in via di sviluppo, e faccio infatti parte del SIPRAREca, che è la Società Ibero-Americana di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare. E quindi, diciamo, quello della prevenzione, del prevenire il rischio, sia in fase primaria, cioè prima che la malattia si manifesti, sia nella cosiddetta prevenzione secondaria, quando cioè la malattia si è già manifestata, è sempre stato un cardine della mia attività professionale. Dottore, tutti i pazienti sono trattati con ogni terapia disponibile per ridurre il rischio cardiovascolare? Beh, la risposta potrebbe essere semplice, diciamo, e autocelebrativa, dicendo di sì. Invece purtroppo questo non succede. Ciò nonostante, e anzi con grande rammarico, perché la prevenzione cardiovascolare è un intervento estremamente efficace. Ci sono dei dati pubblicati dai colleghi inglesi a inizio anni 2000 di come, parametrando quello che era il rischio cardiovascolare degli anni 80, si vedevano oltre 60.000 morti in meno negli anni 2000. Perché? Perché erano state messe in atto delle strategie di prevenzione, sia di prevenzione primaria ma anche di prevenzione secondaria. Il dato più importante è stato proprio quello della riduzione del fumo, che è un qualcosa a costo zero, purtroppo non sempre sponsorizzato, perché non ha dietro, come dire, una casa farmaceutica, un intervento molto importante. Però al secondo posto abbiamo i dati del miglior controllo del colesterolo, sia in prevenzione primaria e secondaria. Questi risultati sono stati poi confermati anche in Italia, dove sempre parametrando gli anni 80 agli anni 2000 si è visto una riduzione di oltre 40.000 decessi, che è un dato veramente, veramente importante. Purtroppo i morti sono diventati recentemente un qualcosa di quotidiano con cui abbiamo a che fare con la recente pandemia Covid, ma insomma ci collochiamo grosso modo a 40-50% del tributo di morti che il Covid ha portato all'Italia. Quindi intervenire su quello che si chiama il fattore di rischio, soprattutto residuo, dopo l'intervento, è qualcosa che noi possiamo fare. Oggi abbiamo a disposizione numerosi farmaci, dai nutraceutici, che sappiamo essere questi integratori molto graditi dalla popolazione, alle statine, recentemente comparirà fra poco l'acido bempedoico, poi abbiamo inibitori PCSK9, insomma abbiamo veramente un grande armamentario, e dispiace che purtroppo questo armamentario non possa essere completamente e adeguatamente utilizzato dal medico tutti i giorni, per una serie di motivazioni, ma che, se volete, poi ci entriamo un po' più nel dettaglio, potrebbero consentire di ottenere dei risultati realmente, realmente importanti. Dottore, vogliamo approfondire il rischio cardiovascolare residuo? Se noi analizziamo il rischio residuo è legato a cosa? Alla presenza del diabete, alla presenza di un'ipercolesterolemia, di un'ipertrigliceridemia, ad altri parametri più specialistici come l'LPA piccolo, per il quale peraltro non abbiamo ancora grandi strumenti, e l'aumentato rischio trombotico. Ma diciamo lo zoccolo duro è rappresentato proprio dal colesterolo. E se noi andiamo a vedere come trattiamo i soggetti con infarto, vediamo che siamo ancora non proprio bravissimi, visto che solo il 20% dei pazienti, in un recente studio che si chiama Euraspire, a indicare che ha coinvolto l'intero continente europeo, soltanto il 20% dei pazienti raggiungevano quel livello di 70 mg decilitro di colesterolo cattivo, il famoso LDL, e quindi vuol dire che solo uno su cinque raggiungeva l'obiettivo. Ma se andiamo a vedere quello che ci dicono le ultime linee guida, il parametro deve essere 55 in coloro che hanno avuto un evento, quindi ancora più basso. Uno potrebbe dire, ma insomma, come mai questo? Quando ho iniziato a studiare, diciamo il secolo scorso, medicina, si diceva che un colesterolo normale era 300, poi 250, poi 200, poi 160. Sembra quasi che ci sia un rincorrere questo dato, però il dato, che può sembrare una prima analisi anomalo, in realtà deriva anche da degli studi di anatomia comparata. Se noi andiamo a vedere
tutti i mammiferi. O se andiamo a vedere le cosiddette popolazioni di cacciatori e raccoglitori, come ad esempio gli Inuit o i pigmei, i valori di colesterolo sono 140-150. Se prendiamo il neonato, che come dico io in toscano va al latte, e il latte è il paradigma di quanto più grasso ci sia nel mondo, beh, il neonato ha 110-120 di colesterolo. Quindi vuol dire che noi probabilmente geneticamente siamo programmati per quel valore lì, che poi corrisponde a un LDL di 50-70. Quindi il fatto che le linee guida ci portino ora su dei valori che studi di anatomia comparata ci dicevano in precedenza e che il premio Nobel, il famoso premio Nobel sul colesterolo, già diceva negli anni Ottanta, fa rendere questo target non così strano, ma così reale e dobbiamo perseguirlo. Perché non si raggiunge? Perché probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente c'è da lavorare molto sul livello dell'assistenza. Oggi la visita cardiologica è diventata qualcosa di quasi un miraggio, perché si va al CUP, al Centro Unico Prenotazioni, 5 mesi, 6 mesi, gli stessi pazienti che sono stati dimessi per l'organizzazione spesso troppo burocratica, non possiamo rivederli, non possiamo interagirci, la fretta è massima, non vengono sfruttate, questo è veramente un peccato, le figure sanitarie. Non dico accessori, ma di corredo e non se ne abbiano a male perché sono fondamentali come l'infermiere. L'infermiere ha un impatto notevole sull'insegnare al paziente quello che è il vero valore di colesterolo e da proteggerlo anche da dei modi ormai molto diffusi, che sono quelli, ad esempio, di ridurre il dosaggio del farmaco, oppure dire che il farmaco fa male ai muscoli o che il farmaco fa male al fegato e di conseguenza in qualche modo incentivare. Qual è il grosso difetto dei lipidi e dei colesteroli? Che non danno sintomi, quindi non si sentono e non c'è nemmeno il famoso numerino della misurazione della pressione, che ormai il paziente ha imparato, per cui si stressa per un 95 di diastolica, che magari è legata alla paura o alla visita medica, non si stressa magari per un 110 di LDL, che ovviamente in una ragazzina di 20 anni non ha nessun significato, ma in un uomo di 55 che ha avuto un infarto vuol dire esporlo a un rischio di recidiva veramente importante. Quindi bisogna chiaramente cambiare rapporto, bisogna, e questo spero che la recente pandemia in qualche modo rimetta in evidenza l'importanza del rapporto medico-paziente, ma direi equipe sanitaria-paziente, che in maniera un po' tracotante abbiamo, per così dire, trascurato pensando che la medicina moderna potesse fare tutto. E dottore, quanto è importante il rapporto medico-paziente nel trattamento delle dislipidemie? La medicina materna può fare molto, ma se non si riparte dal rapporto medico-paziente, si va poco lontani. Se, un minuto solo per ricordare un bellissimo studio dove si analizzava questo rapporto e si dimostrava come il medico, dopo soli 18 secondi, interrompa subito il paziente. Perché? Perché non lo vuole ascoltare. La cosa più deleteria è quella di rispondere al cellulare quando parli col paziente. Bisogna trovare il tempo al momento in cui si dimette il paziente, di insegnargli le cose, di dirgli che il suo futuro sarà un futuro roseo, perché più delle volte, grazie a cellule e terapie acute, riescono. Siamo all'angioplastico, al bypass, a dare grandi risultati, ma che ci vuole la sua collaborazione. Non c'è più il rapporto, diciamo, paternalistico, ma si tratta proprio di una vera collaborazione, di un patto, di un'alleanza terapeutica che implica che il paziente comprende. Se il paziente comprende, siamo al 90% dell'opera. E gli strumenti terapeutici ci sono, si tratta soltanto di metterle in ordine e di, per così dire, evitare la famosa non aderenza, il cosiddetto fattore di rischio occulto, che aleggia sempre su tutti i pazienti cronici. Dottore, per i pazienti che oggi vengono trattati con terapie ipolipemizzanti ottimali, quali sono le soluzioni per poter ridurre il rischio residuo? Le soluzioni sono innanzitutto, come ho detto, partire da un approccio, diciamo, educativo, meglio informativo e far capire qual è il valore da raggiungere dopo un evento acuto. Punto secondo, calibrare in base al livello del colesterolo, e questa è opera del medico, la terapia più adatta. Punto terzo, semplificare. Io lo dico sempre scherzando, un paziente entra malato con zero farmaci, esce con 8, 9, 12, 13 compresse. È chiaro che tutto sembra imprescindibile, ma oggi, ad esempio, ci sono degli strumenti che possono aiutare per migliorare l'aderenza. La prima è quella di utilizzare delle associazioni precostituite, cioè nella solita compressa io metto
due o più farmaci e quindi riduco il numero delle compresse. La seconda strategia è quella di ridurre, per così dire, il più possibile la frammentazione della terapia. Ci possono essere delle opere di reminder, diciamo, stimolo anche a parte per personale infermieristico. Ci sono dei brillanti studi, soprattutto nel mondo anglosassone, dopo un semplice recall telefonico si osserva un miglioramento dell'aderenza e un miglioramento del raggiungimento del target. Ci possono essere, soprattutto pazienti in politerapia o anziani, l'utilizzo di quei famosi dispenser in modo che uno possa sapere quando prendere. Chiaramente, se il paziente ha anche dei deficit, sia pure lievi cognitivi, chiamare anche il caregiver che ci possa in qualche modo aiutare e quindi chiamare non soltanto il paziente. Una cosa molto banale che io faccio da tempo è quella di scrivere la terapia e magari mettere il nome farmacologico anche il nome commerciale, perché per noi medici certi nomi strani sono semplicissimi, per il paziente può diventare decisamente difficile. E poi, e questa è un'esperienza che noi nel nostro nosocomio abbiamo effettuato con dei buoni risultati, poi purtroppo, come dico io, la burocrazia distrugge tutto, è quello di fare degli ambulatori della prevenzione secondaria dedicati dove si richiama il paziente, si verifica se ha capito perché prendere un farmaco. Ad esempio, se è un diabetico, possiamo anche verificare se si sa fare bene lo stick glicemico, se misura bene la pressione. Sembrano interventi banali, ma le assicuro che sono interventi che danno un grande risultato e dove, tra l'altro, figure come gli infermieri possono dare un grande aiuto, perché un infermiere adeguatamente, come dire, preparato arriva più direttamente del medico, perché col medico il paziente ha un po' quella sorta di ritrosia, magari non capisce, ma si vergogna di dire non ho capito, invece col medico il rapporto è diretto. Un breve flash, perché è una cosa che mi è capitata poco più di un mese fa, su come poi il passaggio paziente-paziente possa anche influenzare negativamente o positivamente. Scenario: paziente in riabilitazione cardiologica, si fa uno strappo, dolore muscolare, va dal medico e dice: fermo, interrompi subito la statina. È colpa della statina che ti ha fatto venire lo strappo. Questo viene nella seduta successiva, sei pazienti alla volta, lo dice a tutti, in 3 minuti sei pazienti, tutti con l'infarto, hanno interrotto la terapia con statina, perché in realtà il dolore muscolare era lo strappo. Ci è voluto 10 giorni di opera di convincimento per riportarle una terapia salvavita come la statina. Quindi, per dire come il rapporto diretto è quello che arriva di più, al di là della, come dire, permettetemi il termine, boria, che qualche volta il medico ha di dire: quando parlo io tutti mi ascoltano. No. Ti ascoltano se ti sai far comprendere, se il messaggio è diretto, se motivi quello che dici con dei dati certi e se chiaramente qualche volta vai anche a prevenire dei piccoli effetti collaterali dicendo: guarda, non ti preoccupare, se ti viene il dolore muscolare, oggi abbiamo altri farmaci, il benpedoico, l'ezetimibe, il PCSK9, il risultato lo otteniamo, vieni da me, fidati e cerchiamo di completare questa alleanza terapeutica. Questo è importante. Quindi oggi si parla molto dell'aderenza, delle varie fasi: avvisa, sostieni, controlla. Ad esempio, sappiamo che alcune categorie di pazienti sono particolarmente a rischio di essere non aderenti. I pazienti molto anziani o, per converso, i giovani che hanno l'effetto opposto. Sì, figuriamoci a me, mi hanno fatto l'angioplastica, ormai sono guarito, cosa che è vera, perché l'angioplastica è un intervento salvavita. E i dati della SWIDART ce lo confermano: se noi prendiamo un grande numero di soggetti con infarto, nello studio fattispecie da circa 100.000, e vediamo la tendenza alla recidiva, vediamo che dopo il primo anno questa è 2 volte maggiore nella coronaria che non è stata trattata rispetto a quella che è stata trattata. Quindi l'angioplastica mi risolve il problema, il singolo restringimento, ed è un provvedimento estremamente efficace. Ma una terapia adeguata sul rischio residuo, nella fattispecie sul colesterolo, mi cura tutto l'intero circolo coronarico. E se io riesco ad abbassare il colesterolo, e questa è l'esperienza di qualsiasi cardiologo che abbia un po' di, come dire, accuratezza nel seguire i suoi pazienti, veramente riduciamo le recidive. Quindi un team in cui l'emodinamista ha un ruolo importante, ma a cui poi il cardiologo clinico e Cicero, pro domo sua, anche il cardiologo riabilitatore, interviene pesantemente per comprimere il rischio e dire al nostro paziente: bene, hai avuto un evento, ma se hai cervello, smetti di fumare, mangi in maniera corretta, fai attività fisica, hai un uso
adeguato dell'alcol, che non va proibito, ma che deve essere soltanto regolato. Ti puoi bere anche tu due o tre caffè, al giorno non succede nulla, e segui una terapia adeguata, hai grande probabilità di andare a lungo avanti in questa vita. Questo è il messaggio positivo che noi dobbiamo mandare. Dottore, si sa che è importante che quando si segue una terapia, la terapia venga assunta regolarmente. Recenti dati indicano che metà dei pazienti ad alto e molto alto rischio cardiovascolare riducono o abbandonino le terapie per abbassare il colesterolo a 3 anni dall'inizio della stessa. Potrebbe essere importante sviluppare ed implementare servizi per i pazienti a supporto dell'aderenza? Se sì, quali secondo lei potrebbero essere le migliori soluzioni? Assolutamente sì, qui la risposta è forte. È uno dei primi studi che ha dimostrato come interrompere o non proseguire con la statina o comunque con farmaci che abbassano il colesterolo sia quasi esiziale, uno studio condotto a circa metà degli anni 2000 in Gran Bretagna, dove si vedeva un divario notevolissimo, ma in termini di mortalità, non di noccioline, tra coloro che iniziavano una terapia con statina e coloro che magari la interrompevano o non la praticavano. Quindi questo è un dato assolutamente, assolutamente vero. Il primo problema per risolvere, per migliorare l'aderenza, è innanzitutto quello di fare mente locale, cioè il medico quando si va, e comunque l'equipe medica, termine più corretto, quando si va da rapportare col paziente, deve tenere presente che questo può essere un paziente non aderente o anche persistente non aderente, termine forse un po' per confondere idee, ma io posso prendere il farmaco, ma prenderlo a un dosaggio non adeguato per il quale non raggiungo i risultati ottenuti, quindi sono persistente e non aderente. Per dare un dato così numerico abbastanza facile da ricordare, ricordiamoci che l'aderenza implica che io assuma più dell'80% delle compresse che sono state prescritte. Quindi la prima cosa da fare per ridurre, per comprimere l'aderenza è quello di chiederlo. Ad esempio, quando vediamo un paziente, invece, oltre a dire come è stato, come non è stato, e a vedere i famosi esami del sangue che quasi come un santino ci vengono offerti, dire: ma ascolti, caro amico, ma lei ha preso la terapia? E quindi già un medico che, insomma, si rispetti, a parte, voglio dire le bugie, ha poco senso, ma già dalla faccia può in qualche modo orientarsi. Importante anche raccomandare a chi lo accompagna, o ancora meglio, nella lettera di dimissione, al momento che si dimette il paziente: guardi, prenda questo farmaco, ha capito, dopo colazione, i giorni dispari, i giorni pari, cioè cercare di entrare nel dettaglio. Io personalmente, dopo averlo detto, faccio ripassare l'infermiere con le medicine che consegniamo, in modo anche da aiutare, scrivere sopra preparare uno schema terapeutico. Come ho detto, sospettare quando ci sono dei soggetti a rischio elevato, ad esempio, dettaglio un po' clinico, i fibrillanti, quelli che sono in fibrillazione atriale, i soggetti che prendono molti farmaci, perché magari sono anche diabetici, ipertesi, soffrono di ipertrofia prostatica, piuttosto che di depressione. Soggetti con livello culturale un pochino più basso, ci sono studi abbastanza interessanti che vedono come purtroppo quelli con basso livello culturale sono quelli più esposti, ma perché probabilmente noi stessi usiamo anche un linguaggio abbastanza difficile, magari non comprendono. Le donne, anche le donne rispetto agli uomini, sono soggetti più a rischio, i soggetti che vivono da solo, quindi in qualche modo, e come ho già accennato prima, le due estremità, i grandi anziani e i giovani. Quindi noi possiamo già in qualche modo orientarci se abbiamo un minimo di accortezza nel praticare la nostra terapia. Poi vi sono appunto delle misure che ho detto, come quelle di dare delle associazioni precostituite, cercare di semplificare il più possibile la terapia, indicare il nome farmacologico. E da noi questa pratica non è ancora molto diffusa, se non per studi, è quello di avere anche una verifica con la farmacia, nel senso, ora qui si entra un po' nello specifico, però il farmacista potrebbe, e oggi ci sono dei programmi abbastanza semplici, informatici, che possono allertare se ad esempio Elio Venturini non ha assunto il farmaco oltre il 30%, e magari quindi poter mandare una segnalazione. Qui si entra un po' in un mondo, come dire, dei desideri, però nel mondo anglosassone questo viene fatto e potrebbe senz'altro aiutare. E poi chiaramente anche quando giunge alla prenotazione, o specificare la prenotazione, guarda, cioè, mi raccomando, portaci un dato sulla tua livello di aderenza.
Questa è la teoria. La pratica, poi ho detto, si scontra con le problematiche del nostro Servizio Sanitario Nazionale, con i quali speriamo il Recovery Fund ci possa un po' aiutare a superarle, perché questo è un dato che sicuramente deve essere implementato. Come dico io, con una battuta un po' demagogica, ma che riscuote sempre, diciamo, viene abbastanza condivisa dai colleghi. Il politico è, lo posso dire perché anch'io ho dei trascorsi, sia pure in piccoli comuni, lista civica, quindi parlo anche contro di me. Il politico vede molto bene l'intervento acuto, no? Perché l'intervento acuto è immediato, l'infarto è immediato, quindi non trovi nessuno che ti dica non facciamo l'angioplastica, non facciamo la terapia intensiva. L'intervento preventivo è importante, ma è più spalmato nel tempo, quindi spesso, come dico io, va oltre i 5 anni che è la durata media del politico. Ora qui non c'è nessuna voglia di fare polemica, però sicuramente la prevenzione è quello che può portare più avanti nel tempo. Mi ricordo, guarda, questa veramente parlo un po' a ruota libera, un bel intervento, una bella sul British Medical Journal, dove venivano analizzati gli interventi che nell'ultimo secolo avevano più impattato nel ridurre la mortalità. E paradossalmente c'era il Walter Closet, perché la prevenzione delle malattie infettive con un'adeguata creazione di una rete fognaria è quella che ha ridotto e ha distrutto, al di là di ogni, no? Di ogni nostro. Del resto, tornando al vecchio studio che dicevo di Begin et al. Della scuola di Liverpool, l'impatto di smettere di fumare ha ridotto del 30% 60.000 morti, che vuol dire 18.000 morti in meno. L'aspirina è il 3%. Tanto, perché il 3% sono 1.800 morti, ma contro 30, l'angioplastica alla quale nessuno di noi, e il sottoscritto, se avesse un infarto se la vorrebbe far subito, dell'1%. Questo per dire come l'intervento preventivo, nella fattispecie l'intervento volto alla riduzione del colesterolo, è realmente un intervento salvavita per il quale non possiamo tirarci indietro, anzi dobbiamo fare qualsiasi sforzo per implementarlo e per migliorarlo. Dottore, grazie per essere stato con noi, ospite della nostra trasmissione. Siamo sicuri che tutto quello che ci ha detto è importantissimo per i telespettatori che ci seguono. Grazie quindi e grazie a voi, cari amici telespettatori. Arrivederci alla prossima puntata. Come vedete, è un approfondimento continuo che faremo, che è utilissimo. Grazie.